Molte volte un poeta si accusa e calunnia, esagera per amore, il proprio disamore, esagera per punirsi, la propria ingenuità. È puritano e tenero, duro e alessandrino. È anche troppo acuto nell'analisi dei segni, dell'eredità, delle sopravvivenze. Ha anche troppo pudore nel concedere qualcosa alla ragione e alla speranza. Ebbene, guai a lui, non c'è un istante di esitazione, basta solo citarlo. Senza di te tornavo come ebbro, non più capace d'essere solo, a sera, quando le stanche nuvole si dileguano nel buio incerto. Mille volte sono stato così solo da che sono vivo e mille uguali sere m'hanno oscurato agli occhi l'erba, i monti, le campagne, le nuvole. Solo nel giorno e poi dentro il silenzio della fatale sera. E ora, ebbro, torno senza di te e al mio fianco c'è solo l'ombra. E mi sarai lontano mille volte e poi per sempre. Io non so frenare questa angoscia che monta dentro al seno, essere solo. È difficile dire con parole di figlio a ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data, e non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ah, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Queste erano tre poesie di Pierpaolo Pasolini, la prima tratta da Religione del mio tempo, la seconda da Carne e cielo e l'ultima supplica a mia madre è tratta da Poesia in forma di rosa. Pierpaolo Pasolini è nato nel 1922 ed è morto nel 1975 a Roma. È stato un poeta, uno sceneggiatore, un attore, un regista di cinema, uno scrittore e un drammaturgo. Una figura molto controversa della cultura italiana, culturalmente versatile, si è distinto in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore e romanziere, linguista, traduttore e saggista. È stato un attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70, nonché figura a tratti controversa, come ho già detto, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi, come anche nei confronti del 68 e dei suoi protagonisti. Il suo rapporto con la propria omosessualità fu al centro del suo personaggio pubblico. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.